Buongiorno a tutti, parliamo ancora di macchine elettriche per fare solo un piccolo appunto sul fatto che per il momento il mercato sta continuando a sbagliarsi completamente, cioè come dire, la tecnologia è ancora completamente non a livello adeguato come tecnologia di batterie, quindi come peso, autonomia, eccetera. E la maggior parte dei costruttori, soprattutto i tedeschi premium, ma in generale un po' tutti, quindi a parte Tesla, che comunque rimane molto davanti, hanno preso la cattivissima strada, cioè di fare le stesse cose che facevano prima, ma elettriche. Quindi, siccome da qualche anno in qua le macchine che vanno di più sono i SUV, quindi la maggior parte dei costruttori hanno fatto un'equazione molto semplice: quindi facciamo gli stessi SUV, però elettrici. E quindi, nel caso soprattutto delle marche tedesche di lusso, beh, fanno dei mastodonti elettrici, quindi dei SUV giganteschi elettrici, che è l'assurdità più totale, perché appunto diciamo che la macchina elettrica era l'occasione per appunto farla finita, o comunque cercare di invertire la tendenza di questi SUV sempre più grossi, sempre più pesanti, quindi sempre meno aerodinamici. E quindi tornare a quel che, perché con l'elettrico, per il momento, essendo la tecnologia ancora completamente inadeguata, l'efficienza è fondamentale e ogni chilometro di autonomia conta, perché le autonomie per il momento sono ancora bassissime. E quindi più una macchina è bassa aerodinamica, più fende meglio l'aria e quindi più si migliora l'autonomia. E più le ruote sono piccole, anche per tornare sempre alla taglia dei cerchi, e anche questo migliora l'autonomia. E no, continuano per ora, continuano a fare tutto il contrario, cioè fanno gli stessi SUV di prima, quindi grandi, grossi e con dei cerchi giganteschi, però elettrici, quindi fanno di tutto per fare delle macchine elettriche le più inefficienti possibili rispetto a quello che potrebbero con la tecnologia di adesso. Quindi se facessero invece delle berline basse profilate con dei cerchi più piccoli, guadagnerebbero comunque un pochino più di autonomia, e poi soprattutto sempre il grosso problema del peso, e quindi guadagnerebbero anche in peso, macchine più leggere, quindi guadagnerebbero un po'. Quindi questo per dire sul fatto che non solo la tecnologia elettrica è ancora per ora completamente inadeguata, ma la maggior parte dei costruttori continuano a fare di tutto perché il prodotto resti il più inefficace possibile. Solo Tesla si salva un pochino perché all'inizio hanno lanciato delle bellissime berline, quindi Model 3, Model S, adesso uscirà anche la Model 2, e hanno lanciato anche i SUV, perché ovviamente sono quelli che vanno per la maggiore, quindi hanno lanciato anche i SUV, anche loro, insomma, però insomma, sono alcuni prodotti in mezzo a altri migliori, insomma. E quindi vedremo se prima o poi le cose cambieranno anche da questo punto di vista. Grazie a tutti, a presto.